Carissimi amici, benvenuti in questa nuova lezione di statistica. Con questa lezione inizieremo a parlare degli indici di dispersione. Abbiamo fino alla precedente lezione parlato degli indici di tendenza centrale e li vedremo anche nell'ambito, cioè ecco, contestualizzati e associati, ecco, correlati agli indici di dispersione. Però ecco, iniziamo a parlare degli indici di dispersione, quindi quanto è dispersa la mia distribuzione. Come faccio a calcolare la distribuzione, la mia distribuzione? Ho dei dati, faccio uno studio dei dati o dei valori, quindi questi possono essere più o meno omogenei, quindi più o meno dispersi. Come si calcola tale questa dispersione? Vi ho già detto, vi ho già accennato che dipende dall'indice di tendenza centrale che prima andiamo a calcolare, quindi se andiamo a calcolare la media avremo un determinato indice di dispersione che ci consente di calcolare la dispersione attorno alla media. Se per esempio andiamo a calcolare invece la mediana, avremo un altro indice di dispersione che ci consente di calcolare la dispersione dei dati attorno alla mediana. Vediamo, iniziamo a vedere passo dopo passo. Allora, ormai gli indici di tendenza centrale li conoscete bene, sia dal mio primo videocorso che da questo videocorso dove li abbiamo approfonditi di più e vedremo anche altre cose. Per il momento state bene attenti. Qui abbiamo, vi ho fatto molto semplicemente così uno schizzetto, due grafici con due distribuzioni. Due distribuzioni diverse. Qui sull'asse delle ascisse allora state bene attenti, prima di approfondire gli indici di dispersione volevo aprire un attimino una parentesi che avrei dovuto dirvi un pochino prima. Per quanto riguarda i concetti di quantili, quindi cos'è un quantile, come si calcola e via dicendo, di percentile, come si calcola e via dicendo, di quartile, come cosa sono i quartili principali, quali i quartili Q1, Q2 e Q3, che quindi i quartili principali, questi concetti li ho spiegati nel primo corso di statistica che avevo fatto tempo fa. Quindi i concetti sono quelli, le spiegazioni sono quelli, tali rimangono. Quindi vi rimando al primo videocorso di statistica, vi rimando lì affinché voi possiate avere le definizioni, avere la teoria, avete anche esempi ed esercizi. Vi ho fatto due piccoli screenshot delle due lezioni in cui nel primo videocorso di statistica, attenzione, ve lo scrivo qui, quindi voi dovete avere entrambi i videocorsi, richiedetemelo anche il primo, come vi ho già detto, ci sono due videocorsi di statistica, nell'uno vengono approfonditi alcuni aspetti, è più generico, in questo vengono approfonditi altri aspetti e ripresi tanti argomenti del primo videocorso di statistica e li riprendo qui nel secondo videocorso dove li approfondisco molto di più, quindi facendovi capire molte più logiche, facendo diversi esempi e facendovi comprendere tanti perché importantissimi per l'esame. Quindi state bene attenti, nel primo videocorso di statistica io ho spiegato quantili, percentili e quartili, vedete, leggete tutto qui, e quindi anche come si calcola il range interquartile e tant'altro. Quindi gli indici di dispersione come il range interquartile, deviazione standard e altro, li ho spiegati, ho fatto degli esempi, avete gli esercizi e tutto. Quindi mi raccomando, richiedetemi il primo videocorso se non ce l'avete. Qui riprendo il concetto un attimo. E vado piuttosto velocemente perché ovviamente li ho già spiegati e sarebbe inutile rispiegarli nuovamente.
come vi dicevo, la mediana corrisponde al cinquantesimo percentile. Per farvi capire meglio, ecco, anche da un punto di vista grafico, se qui abbiamo una nostra distribuzione di frequenze, quindi qui abbiamo le nostre frequenze e qui abbiamo le nostre, i valori, ecco, quindi le modalità della nostra variabile, dove si trovano i quartili Q1, Q2 e Q3. E quindi capite meglio cosa, se questa è la nostra distribuzione, cosa stanno a intendere. Questo dovreste già capirlo da voi ormai. Comunque, cosa stanno a intendere? Allora, state bene attenti a quello che vi ho, a quello che vi ho rappresentato. Iniziamo con il quartile Q2, la mediana. Poniamo che questa sia la mediana, vedete, spacca in due la nostra distribuzione, la spacca in due e, come vi ho già detto, mi sta a indicare che il valore della mia mediana, ecco, prendendo come punto di riferimento il valore della mia mediana, il 50% degli altri valori praticamente maggiori o uguali a questo valore li ho da questa parte e l'altro 50% sono presenti da quest'altra parte a sinistra, quindi maggiori o uguali della mia mediana e minori e uguali della mia mediana. 50% a destra, 50% a sinistra. Mediana taglia in due e spacca in due la distribuzione. Per medesima logica, vedete il quartile Q1 state bene attenti, vi ho detto che l'indice di dispersione attorno alla mediana è il range interquartile. Quando possiamo calcolare, quindi se possiamo calcolare la mediana, se ha senso calcolare la mediana, quando calcoliamo la mediana, per calcolare la dispersione attorno alla mediana, io mi vado a calcolare il range interquartile. Primo videocorso di statistica, riprendetelo. Se invece ovviamente vi andate a calcolare la media, non la mediana, laddove ovviamente ha senso calcolare la media, potete calcolare la media. L'indice di dispersione, poniamo che questa sia la media della mia distribuzione, e questa è una distribuzione essenzialmente simmetrica, qui potete calcolare la media, quindi questa può anche, può essere la media della nostra distribuzione anche. Se potete calcolare la media di una distribuzione, quindi per esempio in una distribuzione simmetrica, come per esempio questa, la dispersione, quindi che ci sta attorno alla media, poniate che questa sia la media, la dispersione attorno alla media non è calcolata con il range interquartile, ma è calcolata utilizzando la deviazione standard, che è il secondo indice di dispersione che vi interessa. Anche questo io vi ho spiegato nel primo videocorso di statistica, lo sapete calcolare, vi ho fatto diversi esempi spiegati, esercizi svolti e spiegati passo dopo passo, quindi anche in questo caso vedremo qui in quest'altro videocorso altre cose, magari lo riprenderò un attimino, però vedremo altri, un attimino dei contesti diversi, altri approfondimenti, ecco. Quindi ve lo scrivo a caratteri cubitali, andate a ripassare come calcolare Q1, Q2, Q3, range interquartile, deviazione standard e via dicendo, tutta una serie di altre cose
che sono importanti in statistica, le trovate nel mio primo videocorso, quindi richiedetemelo se non ce l'avete, le trovate lì. Qui vediamo altri contesti e vediamo qualche altro approfondimento riguardo tali argomenti. Allora, i quartili li sapete calcolare data una serie di dati, avete tutto a riguardo nel mio primo videocorso di statistica. Qui approfondiamo un attimino il discorso in un altro contesto. Se avete, vi ricordate questa slide che vi avevo fatto nel calcolo, cioè come calcolare una mediana quando abbiamo parlato della mediana, come calcolare la mediana quando abbiamo a che fare con una tabella di frequenza dove le nostre frequenze, vedete, sono frequenze percentuali. Vi dovevate andare a calcolare le frequenze percentuali cumulate e la nostra variabile, qui ve l'avevo già detto qual è il punteggio, queste sono le modalità della nostra variabile, il punteggio può essere 0, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo a che fare con una variabile numerica, Ora, in casi del genere, andatevi a riprendere anche l'esempio che avevo fatto con la mediana. Qui, ecco, vi avevo scritto qualcosina. Per la mediana, la logica che è valida per la mediana, che sarebbe il quartile Q2, è valida e identica per quanto riguarda il quartile Q1 e per quanto riguarda il calcolo del quartile Q3 quando abbiamo a che fare con una tabella di frequenze del genere. Quindi dalle tabelle di frequenze percentuali cumulate, io prima vado a calcolare le frequenze percentuali cumulate, come abbiamo visto con la mediana. E quindi per la mediana cosa vi avevo detto? Che se nelle percentuali cumulate ho il 50% come frequenza percentuale 50% accumulato, allora la posizione della mediana è tra il 50% accumulato e il successivo valore. Qui non ce l'abbiamo qua il 50% della percentuale accumulata. Se non ho il 50%, la posizione della mediana è a livello del primo valore che supera il 50%. Quindi la mediana Q2. Qual è il primo valore che supera il 50%? 52%. Attenzione perché gli indici di tendenza centrale sono relativi alle modalità della variabile. Quindi vado su, come sapete, qua su mi dà la posizione, poi vado su e vedo il valore è 1. Quindi quant'è il mio quartile Q2, quindi che è la mediana? È praticamente quello che vi avevo detto prima, quando vi avevo parlato della mediana, in questi casi qui è come calcolarla, la mediana è 1. La stessa identica logica, vi dicevo, vale per calcolare il quartile Q1 e il quartile Q3, solo che allora, come abbiamo visto con la mediana, che sarebbe il quartile Q2, come calcoliamo in modo un attimino anche approssimativo il quartile Q1 e Q3? Quindi calcoliamoli tutti e tre, Q1, Q2 e Q3. È la stessa logica che vi ho spiegato quando avevamo a che fare con un grafico a gradini e dovevamo andare a calcolare la mediana. E quindi il quartile Q2. Adesso sapete che sapete è il quartile Q2. Quindi, allora, per quanto riguarda la mediana, quartile Q2, che è il 50° percentile, io vi avevo detto di andare a considerare, qui abbiamo le frequenze percentuali cumulate, come al solito, qui abbiamo le nostre modalità della variabile. Vi avevo detto di andare a considerare di andare a tracciare una linea orizzontale
parallela all'asse delle x a livello del 50% delle percentuali cumulate. E poi andare intersecata col grafico, andare a vedere il valore sull'asse delle x. La conoscenza dei quartili Q1, Q2, che sarebbe la mediana, e Q3 è molto importante per andare a fare, da un punto di vista grafico, quello che è chiamato diagramma a baffi o box plot, dove i baffi sono i detti whiskers. Allora, queste cose qui ve le ho spiegate nel primo video corso di statistica, quindi per come creare il box plot, come andare a creare il box plot, conoscendo il quartile Q1, Q2, Q3, queste cose qui, lo sapete fare perché ve l'ho spiegato. Qui approfondirò qualche concetto in più che vi serve e che è molto importante. Quindi il box plot essenzialmente è un altro modo per rappresentare la nostra distribuzione, una nostra distribuzione. Semplificando la nostra distribuzione, una distribuzione ipotetica che abbiamo, dico qui, la possiamo rappresentare con un diagramma a baffi che è questo qua che vedete. E lo conoscete bene perché vi ho insegnato a calcolarlo, a disegnarlo e via dicendo nel primo video corso. Qui, come vi ho già detto, vi descrivo qualcosa in più. Quindi sapete che abbiamo un valore, questo diagramma a baffi rappresenta la nostra distribuzione. Abbiamo una scatola, questa è la nostra scatola. Abbiamo due baffi, vedete, questo è il baffo più a sinistra, baffo sinistro, il baffo destro può essere detto anche superiore o inferiore, dipende come lo mettete e come indicate la distribuzione ai vostri dati. Abbiamo un valore minimo, un valore massimo, valori della nostra variabile inerenti alle modalità della nostra variabile, e una scatola. Perché una scatola? Questa scatola viene fuori, come già sapete dal primo video corso di statistica, dal calcolo del quartile dei tre quartili Q1, Q2, che sarebbe la nostra mediana, attenzione, la nostra mediana, e il quartile Q3. Quindi questo è il quartile nella nostra distribuzione, guardate i dati, questo è il valore minimo. Come si calcolano i baffi? Allora, per quanto riguarda il baffo alto, whisker A, voi lo calcolate così. Andate a calcolare il quartile Q3 e lo andate a sommare a 1,5. Dopo che però siete andati a fare Q3 meno Q1, sarebbe il nostro range interquartile, moltiplicato per 1,5, e quindi lo sommate con il quartile Q3. Quindi vabbè, ovviamente è matematica di base. Il nostro baffo whisker B allora, state bene attenti, vediamo come i box plot ci possono dire se una distribuzione è simmetrica oppure asimmetrica. Io ho messo tre distribuzioni, una, due e tre. Qui sull'asse delle y abbiamo la frequenza e sull'asse delle x abbiamo i valori della nostra variabile. Quindi qui meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, qui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la stessa cosa qua. Soltanto che ovviamente se guardate l'istogramma, gli istogrammi sono diversi. Qua è
tendono, come le distribuzioni come sono, guardate i valori, tendono a salire per raggiungere un picco e poi a scendere. Se spacco la distribuzione qui è uguale tanto a destra quanto a sinistra, si vede che i dati sono omogenei. Questa è una distribuzione simmetrica, lo vedo già a occhio. Ve l'avevo anche indicata con il grafico così, a campana in questo modo, è una distribuzione simmetrica dove moda media e mediana coincidono. Questa distribuzione qui, guardate l'istogramma, inizialmente i valori sono principalmente concentrati su valori bassi, vedete? E poi discendono su valori alti. Ma la frequenza principale è maggiormente, la distribuzione di frequenza è maggiore per valori bassi e poi abbiamo una coda lunga verso valori alti. Ecco, infatti, appunto, ve l'avevo anche rappresentata, così in precedenza anche nelle altre lezioni. Coda lunga a destra. Quindi questa è una distribuzione simmetrica, questa è una distribuzione asimmetrica positiva, come sapete, come vi avevo spiegato. Qui abbiamo la logica opposta di questa, lo vediamo l'istogramma, lo vedete già a occhio, no? Guardate qua, anche qui la curva, guardate l'istogramma, la distribuzione, se andate a guardare la distribuzione, abbiamo una maggiore frequenza di distribuzione, una maggiore frequenza di valori dove? Questa lezione io l'ho dedicata agli indici di dispersione, però ho approfondito dei concetti molto importanti contestualizzandoli e approfondendo diversi altri aspetti di enorme importanza che non avevo trattato nel primo video corso di statistica. Però gli indici di dispersione, ecco, quindi il range, che comunque è il più semplice, quello che è poco usato in ogni caso, o ancora il range interquartile, la deviazione standard e via dicendo, ecco, quindi l'indice di dispersione attorno alla media, abbiamo detto che la deviazione standard, quello attorno alla mediana è il range interquartile. Abbiamo visto graficamente e come si calcolano i quartili Q1 e Q3, e quindi tutte queste cose qui in questa lezione le trovate contestualizzate, approfondite, però vi invito caldamente a prendere a guardare a prendere il primo videocorso, il mio primo videocorso di statistica, perché lì io vi faccio vedere le formule ecco, le formule relative. Per esempio la deviazione standard, come calcolarla con gli esempi e via dicendo, e chi più ne ha più ne metta. Qui vi ho già detto che vi dico cose in più, le contestualizzo in altro modo, ecco, affinché possiate essere molto più preparati all'esame. Però non è necessario che io rispieghi nuovamente da zero che cos'è la deviazione standard, per esempio, per farvi capire nel momento in cui l'ho già spiegata nel primo video corso di statistica, piuttosto che il resto. Li trovate lì, chiedetemelo e avete gli esercizi e tutto. Ovviamente io ho dedicato lezioni intere, questo è solo uno screenshot di una delle lezioni che vi ho fatto. Al di là del fatto che vi avevo spiegato, come vedete anche nel primo video corso di statistica, il box plot, e vi ho spiegato il range interquartile, come calcolarlo, il campo di variazione e il coefficiente di variazione. Tutte queste cose qui sono cose che vi ho spiegato, come anche la deviazione standard. Questo è un solo uno screenshot, un breve istante di una delle tante lezioni del mio primo video corso di statistica, che quindi dovete avere.
Vedete un altro screenshot, un piccolo scorcio tra virgolette, ecco così, un altro screenshot, diciamo così, della lezione in cui vi spiegavo la deviazione standard, la formula, come utilizzarla, i calcoli, dove ve li spiego adesso qui, si vede un po' così, però quando andate a prendere la lezione ovviamente si vede meglio. Il primo videocorso di statistica lo avevo fatto proprio scrivendo con un pennarello, con i vari pennarelli in una lavagna. Però ovviamente avete spiegato queste cose. Vi ho fatto gli esercizi e ve li ho fatti spiegati passo dopo passo. Quindi per esempio qui lo potete vedere. Potete vedere il calcolo della varianza e della deviazione standard. Devianza, varianza, deviazione standard. Ho qui un altro esempio dove vi insegno a calcolare, vabbè, a parte la media campionaria, vi insegno a calcolare la deviazione standard. La varianza e poi la deviazione standard. Quindi, nel senso, ce ne sono anche altri, adesso non è che sto qui a farvi una carrellata, questi sono screenshot, quindi foto, essenzialmente, istanti degli screenshot, diciamo, delle lezioni che ho dedicato a questo. Ovviamente hanno la loro durata, 40-50 minuti, e via dicendo, un'ora, quel che vi serve. Tra esercizi e spiegazioni. Quindi ve lo scrivo in rosso per quanto riguarda, ecco, i calcoli e varie altre esempi, vari altri esempi, esercizi svolti e spiegati passo dopo passo inerenti gli indici di dispersione e soprattutto gli indici di dispersione attorno alla media, appunto l'indice di dispersione attorno alla media che è la deviazione standard e attorno alla mediana che è il range interquartile e quindi altri concetti relativi alla dispersione come il coefficiente di variazione e via dicendo. Richiedetemi il primo videocorso di statistica, se ce l'avete già, andate a riprendere quelle lezioni lì e studiatevi queste cose qui, studiatele, fate gli esercizi, esercitatevi perché non sono per niente difficili, sono concetti piuttosto semplici. Inutile che li rispiego, no? Se li ho già spiegati sarebbe una perdita di tempo per me. Quindi, o mi richiedete il primo corso di statistica che comunque vi serve perché come vi ho già detto sono spiegati anche altri argomenti che qui non spiego e qui invece sono spiegati argomenti che nel primo videocorso non spiego, quindi meglio averli tutti e due, meglio per voi, poi fate come volete. E quindi riprendendo la formula della deviazione standard, che è tutta questa roba qui. Al numeratore, vedete, abbiamo la devianza, dove x sono praticamente le nostre osservazioni. Adesso qui era le osservazioni, i valori di ogni osservazione che vedete erano relativi a un esercizio del primo videocorso, quindi come vi ho detto riprendetelo. Questa è la devianza. Quindi andiamo a fare praticamente la sommatoria, come vedete, no? Prendiamo ogni osservazione e poi il coefficiente di variazione, che altro non è che la deviazione standard diviso la media. Cosa ci consente di fare? Mi consente di poter mettere a paragone due distribuzioni che hanno unità di misura differente. Come io non posso mettere a paragone due distribuzioni che hanno unità di misura differente, però andando a calcolare il coefficiente di variazione lo posso fare perché mi togli di mezzo
l'unità di misura, quindi lo posso fare, quindi capire tra le due qual è la più dispersa. E questo il coefficiente di variazione posso utilizzarlo anche quando ho, per dire, due distribuzioni che hanno media diversa tra di loro, però a patto che sia diversa da zero. Per esempio,